Direi di cominciare con il primo ospite, un ospite che anche l'anno scorso è stato con noi, fa parte della giuria della, diciamo, della rassegna, e un prezioso collaboratore insieme a tanti altri. Anche qui abbiamo altri personaggi della giuria. Allora, intanto diciamo il primo, che si chiama Paolo Tofani, Gian Paolo Tofani. Allora, lui ha già detto tutto, quindi non c'è bisogno di dire molto. Io stavo meditando prima, cioè, ovviamente lui medita, per me la mia meditazione era soprattutto pensando al significato di questo, di questo avvenimento e tutte le altre cose che sono state fatte durante l'arco dell'anno dedicate a Demetrio. E ovviamente, da parte mia, che sono uno di quelli che ha vissuto con lui l'esperienza più interessante, nei momenti più vivi anche della sua carriera musicale, mi fa molto piacere che la gente si ricordi di Demetrio, perché in effetti era una persona veramente speciale. Una cosa che io vorrei però dire è che vorrei che queste manifestazioni lasciassero da parte l'aspetto estetico e diventassero dei momenti veramente di riflessione sull'opportunità di catturare il senso della vita e dell'esperienza di Demetrio. E quindi immagino, e qui ovviamente con tutti questi giovani gruppi che si proiettano nel futuro, credo che siamo nel centro della situazione e questa mia speranza sembra essere soddisfatta, ma proprio credo che la cosa più importante sia proprio cercare di capire il senso di quel momento, il senso e il desiderio e la determinazione di fare certe cose in un certo modo per uscire dalla normalità e anche per trovare il gusto di sentirsi utili alla società, perché un artista è un punto di riferimento, no? Cioè, quindi ovviamente noi abbiamo vissuto un momento un po' caldo, ma anche in quel momento siamo riusciti a dare delle sensazioni che probabilmente alcuni di voi, che non so se c'erano, molti qui sono molto giovani, in qualche modo sono riusciti a superare anche le fragilità di quel periodo, le problematiche sociali, e quindi attraverso la musica, attraverso l'impegno, attraverso la determinazione, in qualche modo siamo riusciti a dare a noi stessi e agli altri il senso della realtà e quindi un po' di forza e di speranza per il futuro. Quindi io credo che questa sia la cosa più interessante. Prendete l'esperienza di Demetrio non come qualcosa da ricordare e mettere nel cassetto, ma prendetela, mettetela sul vostro cuore e cercate di continuare questa eredità, come faccio io, come fanno gli altri e come immagino farete molti di voi musicisti che sono qui stasera. Perché questo è l'unico modo per uscire dalla dimensione demenziale che esiste nella realtà della cultura di oggi e vi dà l'opportunità di proiettarvi in una realtà che sarà senz'altro molto soddisfacente per voi e molto soddisfacente per chi vi ascolta. Grazie. Allora, io stasera naturalmente mi presentavo con la tricantavina oppure con il santur. Stasera ho ritrovato uno strumento che avevo comprato circa 30 anni fa, un controller MIDI che era a quei tempi all'avanguardia, credo che lo sia anche oggi, che questo controller della Yamaha, che usava invece dei soliti pick-up esofonici, usava dei pick-up ultrasonici, e quindi il tracking è veramente eccezionale. Allora, così, giusto per divertirmi, e spero per che anche vi divertiate voi, poi anche se non vi divertite sono affari vostri, cioè non è che me ne freghi molto. Cioè, volevo presentare, ho cercato di mettere insieme una specie di suite utilizzando dei suoni di flauti e di altri strumenti, quindi vorrei fare due brani che saranno di circa un paio di ore l'uno, quindi preparatevi, i viveri ci sono, le piedine ci sono. Va bene, ci sentiamo, vediamo cosa succede. Penso che è intitolato Walk, che è camminare, ed è un pezzo appunto per sax baritono e altre cose.
Thank you.
Thank you.
Grazie.